In questi nuovi Comizi in Amore, anche Chiara Saraceno ci ha chiesto di farvi delle domande. Posso farle io da prima? Cioè, cosa ne pensa della gestazione per altri? La gestazione per altri? Eticamente è molto difficile, nel senso, dare una risposta concreta. Cosa vuol dire? Ma penso che è una cosa un po' strana. Sono fortemente d'accordo. Io non sono per la maternità surrogata, sono una credente, quindi credo in Dio, credo che Dio ha stabilito delle leggi e che quelle leggi vanno rispettate. Un'altra domanda è sulla fluidità di genere. Quando una persona si definisce né maschio né femmina, no binary, cosa ne pensa? Grande sostenitrice! Penso che anche questa sia una cosa in realtà assolutamente naturale. Dio ha creato uomo e donna e quindi è giusto che siano uomo e donna. Quella è la loro vita. Boh, un po' non tanto convinto. Chi siamo noi altri per dire cosa? Tu non puoi essere, tu puoi essere. Non dovremmo giudicare queste persone perché poi non è neanche colpa loro. Per carità, l'amore ci può stare perché amore è amore. Chi lo accetta bene, chi non lo accetta uguale. La vita continua. Il corpo è tempo presente. Vale solo quando c'è, qui, ora. Senza corpo non c'è pensiero, desiderio, ascolto, voglia di rimandare. Si fa ricettore di quelle schifezze artefatte che vivono intorno a noi e che l'uomo, come il peggior nemico di se stesso, continua a realizzare. Questi figli a me mi fanno schifo. Ma come? Vi dobbiamo pure chiedere scusa? Dopo tutto quello che è successo? Oh, ma vi rendete conto? Siamo stati a casa, chiusi in casa, le autoambulanze, i morti, il lavoro che non c'è stato. Mo che ci stanno un poco di soldi di questo PNRR, non li possiamo spendere. Merda! Preferivo spostare pietre piuttosto che stare qui immobile davanti al sole. Che razza di riposo. Fa parte del loro piano. Quale piano? Farci impazzire. Sarebbe favorevole a civili tra persone dello stesso sesso? Sì. Ah! Un PNRR per lei, signorina. È la prima, eh? Lei sarebbe favorevole agli uomini civili? Certo. Per lei, signorina. Vabbè, glielo pure a lei, eh? Ma uno che dice no?